Se mi consenti, vorrei soltanto Certo. però fare, diciamo, un giro finale, nel senso che vi chiedo una parola a ciascuno su come è andato, diciamo, tutto questo. Vi anticipo pure che se qualcuno a piacere vuole, insomma, anche discutere del proprio fiume in maniera un po' più individuale, un po' più personale, io sono disponibile, quindi questo perché mi rendo conto che oggi abbiamo iniziato, no? E allora iniziato, vi ho dato un metodo, spero che in qualche modo sia passato, però magari ci può essere qualcuno che ha piacere di osservarlo con un occhio esterno, come appunto un formatore, un counselor può fare, quindi ovviamente io sono a disposizione qualora lo riteniate opportuno. E poi volevo sentire però almeno una parola, diciamo, da parte di uno di voi su questo incontro di stasera, una parola di feedback, questo è Allora, importante. sintetizzate e dateci parole lampeggianti. Sì. Introspettivo, dice Michele. Beh, illuminante. Attitudine. Illuminante, chi l'ha detto un attimo? Io, Valentina. Illuminante, Valentina. Bene, poi Melania. Arricchimento. Melania, aspetta, adesso arriviamo. Melania, vai. Gratitudine. Grazie. Poi ce n'era un altro prima di Melania. Giovanni. Arricchimento. Arricchimento. Aiuto io, Maria Vittoria, così gli diamo pure un po' un ordine. Vai, vado random. Antimo. Autoanalisi. Paolo. Riflessivo. Marina. Opportunità. Iris. Lavora su te stesso perché hai in mano tante persone da aiutare. Stefano. Ciò che cercavo, frequenta persone migliori di te, che è il post-it che ho scritto anche su di sé. Paziente con chi è meglio di HVC si spese, diceva. Alessandro. Io Sì. rifletti su te stesso e sulla realtà e su quello che ti circonda. Antonio Lombardo. Per me io lo definirei come un inizio. Ok. Peppe Di Matteo. Prezioso. Alessandro Iacovazzo. Cacciare fuori quello che hai dentro, quello che sei dentro. Mario. Introspettivo. Pierluigi. Ricerca. Juan. Sensibilità. Ho saltato qualcuno? Manco solo io? Un viaggio. Bello, sì. E poi vi Maria faccio i Vittoria. complimenti perché in genere queste sono attività che vengono svolte un po' più dal mondo femminile. Invece da un po' di anni a questa parte anche proprio il mondo maschile si sta aprendo a tutto questo lavoro che diversi di voi non a caso hanno detto introspettivo. Vieni. È interessante che soprattutto la parte proprio maschile lo faccia perché i nostri ragazzi, questa diciamo generazione di bambini, hanno bisogno molto delle figure paterne, ma lo dico come maschile e femminile, quindi voi come allenatori svolgete un ruolo fondamentale, soprattutto perché siete uomini. I ragazzi ne hanno molto bisogno, siano loro donne, siano loro maschi. Quindi vi ringrazio e a maggior ragione vi invito a lavorare bene sulla vostra leadership. Ti inviterò in palestra così verrai a vedere un po' anche come Sì, stiamo con un po' in piacere. palestra e ci darai una grande mano. Ragazzi, io ringrazierei tantissimo con un bel Grazie. applauso anche la dottoressa Lanzara che secondo me è stata Grandissima Maria bravissima. Vittoria. Veramente, Grazie. Va bene. Grazie per questo incontro, lo potremmo definire un Sì. viaggio per scoprire le doti della leadership e per parlare della voce, due aspetti strettamente correlati che hanno una base importante, l'importanza della comunicazione. Sì, proprio
Proprio così, hai colto, ovviamente hai fatto un'ottima sintesi. Penso che questo sia un versante sul quale bisogna lavorare molto, proprio in generale nelle formazioni, proprio sulla leadership, perché se non unisci queste due cose è inutile, no, dare informazioni, diciamo così, tecniche su come, vedi, io soltanto alla fine ho parlato degli stili di leadership, ma che io te li dico all'inizio, ma non entri, non consapevolizzi tutto quello che c'è dietro, sono parole vuote. Ma oggi chi è un leader vero? Guarda, veramente, forse noi dobbiamo togliere la parola leader e mettere la parola leadership. Perché la leadership, guarda, la teniamo tutti, è una dimensione, e dobbiamo esercitare molto, molto di più la nostra leadership mettendo tra parentesi il leader. Abbiamo bisogno di leader quando c'è poca leadership, cioè quando c'è poca capacità delle persone di essere responsabili, di agire la propria libertà. Non a caso noi abbiamo avuto grandi leader anche nel passato, quando abbiamo avuto dei momenti anche di maggiore autoritarismo. D'altro canto, guarda, in questo momento storico stiamo giocando molto la leadership, e alle persone quello che viene chiesto è questo in questo momento. Veramente, soltanto se le persone conoscono le proprie qualità profonde riescono ad affrontare le situazioni. Profonde che devono avere radici profonde. Assolutamente. E devo sapere la sostanza di quelle radici. Perché se sapere chi sei. Se non conosco la sostanza di quelle radici, io faccio dei casini enormi, soprattutto nella relazione con gli altri. Perché c'è poi un immaginario per cui io poi mi voglio vedere leader. E quindi mi gioca per me una maschera di leadership. E ce ne sono tanti, no? Negli ambienti, soprattutto dove poi c'è il discorso della competizione, l'antagonismo, bisogna stare molto attenti quando fate un lavoro preziosissimo, che è un lavoro poi formativo, che è un lavoro educativo anche il vostro, no? E quindi chi passa il messaggio deve essere molto ben piantato, molto ben radicato. Aldo, la dottoressa Lanzara ci ha portato per mano a compiere un autentico viaggio, ed è bello vedere che gli allenatori, anche se non era un argomento strettamente tecnico, siano rimasti incollati per tutte e due le ore della discussione. Sì, perché credo che ci sia il bisogno di lavorare su se stessi. Lo stiamo ripetendo da un po' che forse questa quarantena ci sta imponendo tanta riflessione. Io ero sicuro del successo di questa chiacchierata, per le qualità della dottoressa Lanzara, per il suo lavoro con la Siforma. Sono veramente contento, felice, ed esco pieno, ed esco ancora più, non solo consapevole, ma col desiderio più grande ancora di continuare ad accrescere le proprie competenze. L'assertività come parola chiave a metà tra aggressività e passività, riprendo una parola che mi ha accompagnato, una frase che mi ha accompagnato del libro, è che lo scopo di ogni formazione è far sorgere bisogni. Oggi penso che la dottoressa Lanzara, Maria Vittoria, che ringrazio tantissimo, ne ha fatto sorgere tanti bisogni in tutti noi. Mamma, un'eccellenza ippina, che ci ha parlato anche di punti di luce e punti d'ombra che sono dentro ognuno di noi e convivono. Anzi, c'è bisogno anche delle zone d'ombra per poter mettere in risalto i punti di luce. Sì, sì, sì. E questo guarda, è fondamentale, fondamentale. Questo è un pensiero molto nuovo, perché noi siamo stati abituati a pensare che o stavi nella luce o stavi nell'ombra. E questo ci ha fregato, Ha fregato e molto spesso ha bloccato anche dei bei percorsi, perché quando poi, se tu non sai gestire l'ombra, quando quella inevitabilmente arriva, pensi che è la fine, invece sì, è soltanto un'ombra. Sì, perché parlare solo di punti di forza e punti di debolezza, in realtà è la gestione, la convivenza, quindi il tollerare anche i punti di debolezza e l'ombra,
è una metafora bellissima, soprattutto quella del sole sulla spiaggia. Maria Vittoria, ci hai illuminato stasera e ti ringraziamo veramente tanto. Bene, bene.